La lectura ayuda mucho en italiano, ya que te ayuda a mejorar la pronunciación. La escucha también te ayuda a aprender nuevas palabras y a comprender más la gramática. Aunque no entiendas nada, debes ver este video, ya que te ayudará mucho a tu oído y también vas a comenzar a ver el ritmo del idioma italiano, lo bonito que es, y también vas a aprender a imitarlo. Es importante que veas este video completo si estás aprendiendo italiano. In questa lettura di oggi parleremo della pizza. Molta attenzione e ascolta, per favore. La pizza è un prodotto gastronomico che ha per base un impasto di acqua, farina di frumento e lievito, lavorato fino a ottenere una forma piatta, cotto al forno e variamente condito. Benché si tratti ormai di un prodotto diffuso in quasi tutto il mondo, la pizza è generalmente considerata un piatto originario della cucina italiana ed in particolar modo napoletano. Nel sentire comune, infatti, ci si riferisce con questo termine alla pizza tonda condita con pomodoro e mozzarella, ossia la variante più conosciuta della considerata pizza napoletana. La vera e propria origine della pizza è tuttavia argomento controverso. Oltre a Napoli, altre città ne rivendicano la paternità. Esiste nel resto anche un significato più ampio del termine pizza. Infatti, trattandosi in ultima analisi di una particolare specie di pane o focaccia, la pizza si presenta in innumerevoli derivazioni e varianti, cambiando nome e caratteristiche a seconda delle diverse tradizioni locali. In particolare, in alcune aree dell'Italia centrale viene chiamata pizza qualsiasi tipo di torta cotta al forno, salata o dolce e alta o vasta che sia. Perfecto, espero te haya gustado mucho esta lectura. Ahora por favor te invito a poner en los comentarios todos los verbos que viste en esta lectura. Leí lo más despacio que pude, así que espero te haya ayudado y te haya gustado mucho. Arrivederci, recuerda suscribirte y compartir.